Blitz stamattina dalla squadra mobile della Questura contro lo spaccio di droga con 6 arresti, in carcere 5 nigeriani e un sondriese, un centinaio i clienti riforniti di eroina e cocaina. La terapia intensiva del Morelli è vuota, una notizia attesa come il nuovo calo a 14 dei pazienti ricoverati nei reparti Covid. Per le vaccinazioni da domani al via le prenotazioni degli stranieri irregolari. Le forti frotte di vento che ieri hanno spirato sul nostro territorio hanno divelto la croce della parrocchiale di San Martino a Tirano. Il parroco domani sopralluogo per la conta dei danni. Buonasera, buonasera a tutti. In apertura la cronaca, 6 arresti per spaccio di eroina e cocaina nel nostro territorio, nel capoluogo. Il blitz della squadra mobile della Questura è scattato stamattina sotto il coordinamento della Procura. In carcere 5 nigeriani e un sondriese. Tutti i dettagli nel servizio. Il blitz antidroga della squadra mobile della Questura di Sondrio è scattato stamattina. 6 le misure cautelari in carcere emesse dal GIP Antonio De Rosa nei confronti di 5 nigeriani, tutti regolari sul territorio nazionale, e un sondriese. Sgominato un vasto giro di spaccio di eroina e cocaina, Biker Express, in nome dell'indagine coordinata dal sostituto procuratore Giulia Sicignano. Gli indagati raggiungevano il luogo della cessione in bicicletta, cercando di evitare le strade monitorate dal sistema di videosorveglianza della città di Sondrio. Proprio alla vigilia della giornata contro lo spaccio di stupefacenti, questa mattina un'importante operazione antidroga a Sondrio, sgominata un'organizzazione che era monopolista. Sì, di fatto questi gruppi di nigeriani erano monopolisti dello spaccio di sostanza stupefacente nella città di Sondrio. Cocaina ed eroina, quindi di droghe pesanti, tutto naturalmente si è svolto durante il periodo di lockdown, dove le persone se ne vedevano poche in giro, loro utilizzavano queste biciclette, utilizzavano telefoni diversi per gli ordini, telefoni diversi per il luogo della consegna, avevano dei codici, dei nomi in codice per indicare i posti dove dovevano incontrarsi, se cercavano in questo modo di eludere i controlli della polizia. La modalità di confezionamento delle dosi era particolare perché naturalmente lo portavano all'interno del cavorare e nel caso di controllo deglutivano e poi questa pallina era confezionata in modo tale che resisteva anche ai succhi gastrici. Due gruppi ben distinti che operavano senza mai interferire fra loro. Mezzo grammo di cocaina costava 50 euro, 30 per la stessa quantità di eroina. Le consegne avvenivano su strada, lungo il Mallorca, avvenivano anche a domicilio. Facevano anche delle consegne a domicilio come durante il lockdown siamo stati abituati per altri prodotti. Il consumo che avveniva per droghe quali cocaina e eroina era quasi esclusivo nel nostro capoluogo. Se considerate che in pochi mesi di indagine è stato ricostruito che abbiano spacciato almeno 600 dosi di eroina e più di 450 di cocaina a quasi un centinaio di consumatori locali, immaginate che vasto giro potevano avere. Tutto partì da un ricovero in pronto soccorso. Tutto è partito da un ricovero per abuso di alcol e di cocaina che ci ha permesso poi di ricostruire, individuare questo gruppo da cui questo soggetto si era poco prima rifornito dello stupefacente. La violenta perturbazione che ieri sera ha raggiunto la provincia di Sondrio ha lasciato dietro di sé diversi danni, tra le aree più colpite il Tiranese. Le immagini che vediamo, realizzate dalla fotografa Antonella Catalano, si riferiscono all'intervento effettuato nel cuore di Tirano sul tetto della chiesa di San Martino. La storica croce in sasso che si trova sulla facciata si è spezzata in tre parti. Due pezzi, spiega il parroco Don Paolo Busato, si sono appoggiati sul tetto, mentre uno è caduto sul sagrato della collegiata. Nessuna persona coinvolta. In piazza San Martino sono intervenuti i vigili del fuoco di Tirano assieme ai colleghi del comando provinciale di Sondrio che hanno utilizzato l'autoscala. La croce pesava circa 80 kg, precisa Don Paolo. Domani verrà effettuato un sopralluogo da parte di tecnici anche per valutare l'entità dei danni. Solo dopo attento esame si potrà decidere come procedere anche per il restauro o la sostituzione della croce spezzata. Buone notizie dall'ospedale Morelli di Sondrio, la terapia intensiva è vuota e sono scesi a 14 pazienti affetti da coronavirus ricoverati. Intanto 218 i casi di varianti accertati. Da domani via libera alla vaccinazione degli stranieri irregolari o in corso di sanatoria. Intanto, secondo il report di ATS, non ci sono contagiati nelle ultime 24 ore, 19 i guariti. Vediamo.
La terapia intensiva dell'ospedale Morelli di Sondalo non registra ricoveri di pazienti affetti da coronavirus. Una notizia attesa, una condizione che non si registrava dallo scorso autunno. A far ben sperare anche il numero dei contagiati ricoverati nei reparti Covid-19, ulteriormente scesi nell'ultima settimana, 14, 5 in meno di venerdì scorso. Sul fronte delle varianti, spiega SST Valtellina Altolario, da dicembre sono stati rilevati 218 casi, 205 di variante inglese e 13 di brasiliana. La situazione è sotto stretto monitoraggio, con l'immediato invio dei tamponi positivi al laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano per accertamenti accurati. Al momento non si registrano casi di variante indiana, spiega il direttore generale Tommaso Saporito. La fascia tra i 60 e i 69 anni è tra le più esposte al pericolo di contrarre il virus. Quindi, conclude Saporito, il consiglio è di vaccinarsi per essere più protetti. Intanto questa mattina Regione Lombardia ha dato il via libera alla vaccinazione degli stranieri. Notizia annunciata con soddisfazione da Michele Usuelli, consigliere regionale di Più Europa Radicali, che si è battuto in aula per vedere riconosciuto a tutti il diritto alla vaccinazione. Gli immigrati irregolari in possesso di codice fiscale, codice univoco o codice STP, straniero temporaneamente presente, da domani mattina alle 8 potranno prenotarsi sul portale di Regione Lombardia. Manca ancora il via libera alla vaccinazione per gli irregolari sprovvisti di codici o per cittadini comunitari europei non iscritti, spiega Usuelli, che esorta l'assessore al welfare Moratti ad attivarsi per garantire il diritto alla vaccinazione a tutte le persone presenti sul nostro territorio. Controlli a tappeto nelle zone di frontiera lungo la statale 37 a Villa di Chiavenna e sulla strada principale della Val Bregaglia, in un'attività congiunta pianificata da Polizia Stradale di Sondrio e Mese, Polizia Cantonale dei Grigioni e Guardie di Confine Svizzere, con l'ausilio aereo dell'elicottero del reparto volo della Polizia di Stato. Mercoledì 23 giugno sono stati effettuati accertamenti viabilistici grazie a particolari software per l'analisi dei tachigrafi che consentono di verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autisti, con i reparti cinofili per l'attività antidroga e personale per verificare il rispetto del codice della strada e del territorio. Sono stati controllati 56 veicoli e 75 persone, tre quelle sanzionate per violazioni della normativa sul trasporto, una patente di guida ritirata per mancato rispetto del codice della strada. In Svizzera 50 i veicoli controllati, 8 le persone sanzionate. Un'operazione che rientra nell'ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera per elevare gli standard di sicurezza stradale attraverso controlli dei veicoli circolanti. Parlare con i titolari di esercizi dei negozi, di aziende artigiane e industrie per capire le loro esigenze in questa fase della tanto auspicata ripartenza. Oggi l'assessore regionale allo sviluppo economico Guidesi ha raggiunto il nostro territorio. In arrivo nuove misure di sostegno alle attività commerciali e produttive. Pronte nuove misure per la patrimonializzazione delle piccole e medie aziende e poi al via la fase strategica con incentivi per il rilancio. Ad annunciarlo l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, che oggi è accompagnato dal consigliere regionale Simona Pedrazzi, dall'assessore al commercio del comune di Sondrio Francesca Canovi e dal vicepresidente di Confcommercio Sondrio Matteo Lorenzo De Campo, ha visitato il negozio Ragazzoni e l'antica drogheria Motta del capoluogo. L'azienda è il Castello di Mognola di Carlo di Dubino e lo stabilimento Carcano di Delebio, manifestando gratitudine e vicinanza agli imprenditori e ai lavoratori, motore del tessuto economico del nostro paese. Lo spirito è quello di ringraziare tutte le nostre attività, perché senza le imprese non ci sarebbe il lavoro, e anche per conoscere queste bellissime attività, il potenziale che esprimono, ma anche per mettere a disposizione tutti gli strumenti che Regione Lombardia fa per le nostre attività e per le nostre imprese, che a volte non sono conosciuti. A breve sono previsti sostegni per queste attività che hanno pagato duramente l'emergenza sanitaria. Finiamo la fase emergenziale con degli strumenti che riguardano la patrimonializzazione della piccola e media impresa, siamo l'unica regione in Italia a farlo, e poi passiamo alla fase strategica, e nella fase strategica penseremo a loro ed insieme a loro, però con una visione a medio lungo termine. È un riconoscimento al nostro lavoro fatto lungo tutti gli anni. Questa drogheria da chi è stata aperta? È stata aperta da mio padre, che è arrivato da Roma nel 58 e lui faceva il garzone a Roma, dopodiché si è trasferito qui, ha detto compro io il negozio, e ha fatto questa drogheria. Un momento di confronto anche per esprimere quelli che sono i nostri bisogni e le nostre esigenze sul territorio. Lei cosa ha chiesto? Stiamo appena uscendo da una pandemia, quindi il problema principale è quello di trovare un equilibrio finanziario, perché peggio arriverà adesso.
In un anno e mezzo abbiamo bruciato cassa, inutile dirlo. Quindi tutte le aziende sono fortemente indebitate. Bisogna trovare strumenti finanziari di aiuto, che possono essere i contributi in conto interesse, piuttosto che contributi anche per gli investimenti. Gli esami di maturità, iniziati lo scorso 16 giugno, procedono a ritmo serrato. Le misure messe in campo per garantire la sicurezza degli studenti sono state efficaci. Oggi i maturandi hanno ricevuto la visita del provveditore. Vediamo. La maturità 2021 sta affrontando il rush finale. 1.364 gli studenti impegnati in Valtellina e Valchiavenna, 554 nei licei, 514 in istituti tecnici, 279 nei professionali, 17 privatisti. Ecco alcuni commenti raccolti oggi al campus di Sondrio. Un bilancio su questa maturità. Ma diciamo che è stata abbastanza fattibile, alla fine se si studia comunque si riesce abbastanza ad ambientarsi all'interno di tutte le discipline, a creare dei collegamenti interdisciplinari giusti e corretti, quindi devo dire che alla fine è un bilancio molto positivo. È stato un anno impegnativo per voi? Sì, molto, poi tutta questa attesa dell'esame fino ad oggi è stata un po' snervante, però poi è andata bene. Adesso basta, libertà. Com'è andata? Bene, bene, tutto bene. Una maturità che è stata impegnativa? Sì, un po' per tutto il contesto della pandemia, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Oggi si festeggia. Sì, finalmente. E oggi i maturandi e gli insegnanti del liceo Piazzi Perpenti hanno ricevuto la visita di Fabio Molinari, dirigente dell'ufficio scolastico di Sondrio. Come ogni anno vengo volentieri a visitare almeno una commissione che sta affrontando gli esami di Stato e questa visita è ad una commissione ma in realtà è a tutte le commissioni. La dirigente Bruno che abbiamo incaricato della vigilanza sugli esami di Stato ha garantito che tutto si svolgesse in modo regolare, lei ha potuto vedere più commissioni, io voglio solo portare ad una commissione il ringraziamento per il lavoro che fa, che sta facendo e che estendo a tutte le altre commissioni per questi esami di Stato che si stanno concludendo felicemente e senza nessun problema. Siamo quasi al termine, un bilancio. Ma il bilancio è sicuramente positivo, le commissioni hanno lavorato in maniera molto tranquilla, i ragazzi sono preparati, ho cominciato a vedere gli esiti nelle prime classi che sono stati affissi e sinceramente sono tutti esiti molto positivi. Visto che l'esame è solo orale, credo che l'abbiano gestito molto bene, poi vedremo quale sarà l'evoluzione della maturità da parte del Ministero. E ora parliamo di musica, talenti scoperti sul territorio che si sono perfezionati in vari conservatori, loro i protagonisti del progetto culturale racchiuso dentro l'orchestra giovanile classica, il debutto domani a Sondrio. Note avvolgenti quelle suonate nell'auditorium di Castelnuovo, la ex chiesa di San Rocco, un'anticipazione di quello che potremo ascoltare nella collegiata di Sondrio, sabato 26 giugno alle 20.45. Sarà il primo concerto della neonata orchestra giovanile classica della provincia di Sondrio. A tenerla battesimo, nella sede di via Trieste, la Fondazione Pro Valtellina, ONUS che sostiene l'importante progetto culturale. Fondazione Pro Valtellina sostiene la musica. Certo, in particolare è importante questo progetto che è stato ideato dalle due scuole di musica della provincia di Sondrio, quella di la Civica di Sondrio e la Monteverdi di Morbegno, quindi si sono associate assieme alla Proloco di Castione e hanno presentato questa domanda Pro Valtellina per un'iniziativa che ha un carattere di novità assoluta in quanto si vuole formare un'orchestra stabile in provincia di Sondrio. Per il momento ci sono solo gli archi, però sono già una ventina di elementi, poi successivamente interverranno anche i fiati e le percussioni in modo che ha una rilevanza proprio importante. È un sogno che diciamo si avvera dopo 30 anni di impegno, di lavoro sul territorio e di stimolo nei confronti di tanti ragazzi che hanno voluto cimentarsi nello studio degli strumenti ad arco, studio diciamo sistematico, difficile. C'era una grandissima insegnante che era la professoressa Miani. 30 anni fa io insieme a tantissimi altri amici abbiamo detto dai partiamo e chissà mai che prima o poi arrivi un'orchestra stabile, professionale in provincia di Sondrio. Ci siamo arrivati con grossissimo orgoglio.
Domani domenica, grazie all'ACI, Sondrio sarà teatro delle gare di regolarità per auto ecologiche, l'appuntamento del secondo Valtin Eco Green per equipaggi composti da pilota e navigatore in piazza Garibaldi, con partenza alle 11 verso i 100 km della strada dei vini della montagna, con arrivo alle 14.30, quindi nuova partenza alle 15.30 per la gara 2 e arrivo alle 18.30, classifiche e premiazioni alle 19.30. Domenica emozioni per tutto il giorno lungo i 12 tornanti della Mossini Triangia, con verifiche sportive alle 9.30 in prossimità della sede ACI, arrivo in piazza Garibaldi alle 16. L'appuntamento anche sul web con il nostro sito teleunica.com e i nostri social. Buona serata a tutti!